La storia infinita del tombino, chiamiamolo così, di Corso Umberto, sito tra via Pupino e via Nitti. Vedete, qui è un, lo chiamo impropriamente, tecnicamente, un tombino di Fastweb, messo in modo pedestre dalla ditta, messa proprio con i piedi, messo male, le due metà di acciaio che non combaciavano, continui sprofondamenti dell'asfalto, un rumore mai visto, perché non combaciando le due parti metalliche, proprio con il passare delle macchine, il contatto tra i due metalli, tra le due piastre metalliche, produceva un rumore infernale, un tatà, 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 per chi abita qui, ma anche a distanza di centinaia di metri. E dicevo, sprofondamento del manto stradale. Per farla breve, chiamata più volte Fastweb, manda la ditta, una prima, una seconda, una terza, un risultato peggiore dell'altro, sprofonda sempre più. Ora, vedo qui un'altra cosa stranissima, possiamo metterci da questo lato, vedete, è stato gettato, messo dell'asfalto, ma in maniera molto ma molto rozza, è stata fatta praticamente un dosso, non credo che si metta l'asfalto così, l'asfalto va parificato, va livellato, deve essere uniforme rispetto al resto della superficie. Qui guardate, prego di proprio riprendere, guardate come è stato proprio gettato e ha fatto un dosso, guardate, una sporgenza da tutti i lati, qui, 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 cioè non lo so come vengono fatti i lavori, e fatti in questo modo, a mio avviso, scemo da parte della ditta, ma cosa grave è che anche l'amministrazione non vada a fare i controlli, perché se la ditta fa cacate, scusatemi l'espressione, l'amministrazione chiude gli occhi sulle cacate. E questa, che è una cosa banale, ridicola, che in qualsiasi città italiana si risolverebbe in un'ora, non si starebbe da due mesi a lottare per un tombino, succede questo. Ieri sembrava che tutto si fosse risolto, ma non credo che un lavoro, si faccia un lavoro del genere buttando così catrame in quantità smodata, creando appunto una sporgenza, un qualcosa di osceno. Non penso che si facciano i tombini, si ricoprano i tombini così. Boh, certo, quando la ditta è una ditta di quattro soldi, incapace di fare i lavori, e quando si ha un'amministrazione che dorme e che non se ne fotte proprio niente, cosa incredibile, a pochi metri da qui abita l'assessore Ciraci, quindi scende di casa e vede, assessore ai lavori pubblici, alla polizia locale, manco lui evidentemente se ne fotte niente. Questi, signori cari, sono i risultati. Questa è la città di Taranto by Rinaldo Melucci, amministrata, anzi non amministrata proprio, da Melucci e Company.